Quel che ho proposto oggi è una riflessione sulla memoria, in particolare sul fatto che la memoria crea esattamente un ponte fra dimensione laica e dimensione spirituale, dimensione religiosa e dimensione civile, in contesti in cui gli oggetti vengono spostati dalla loro vita corrente e cristallizzati per rappresentare dei simboli veri e propri. Questi simboli non sono più soltanto religiosi o soltanto di una religione, ma sono simboli che servono a unire e vengono utilizzati e strumentalizzati a seconda dei contesti con tensioni e istanze politiche di diverso tipo. La memoria ovviamente è uno dei concetti più complessi, però questa sacralizzazione della memoria ha un peso soprattutto in luoghi di specifica sofferenza. L'esempio, il caso di studio che ho portato oggi è quello del Memorial 9/11, dove una serie di fattori convergono a rappresentare esattamente questa cristallizzazione della memoria, sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista di quella che potremmo chiamare in senso più ampio una religione civile. Nella religione civile si riconoscono tutti quanti coloro che in qualche misura fanno riferimento a un certo tipo di identità. Pensiamo anche a musei della guerra e della pace, soprattutto della pace naturalmente, in cui però l'oggetto bellico viene ripensato, defunzionalizzato rispetto al suo ruolo pratico originale e reso strumento di conoscenza in funzione di una pacificazione. La pacificazione è un valore assoluto, condiviso diffusamente all'interno delle grandi democrazie e quindi diventa un elemento di questa religione della democrazia o delle religioni delle democrazie in cui potremmo dire quasi dei segnaposto, degli oggetti che simboleggiano questa valorizzazione aiutano la costituzione di culture trasversali. Lo troviamo nelle grandi democrazie con tutte quante anche le criticità e stratificazioni del democratico, in cui naturalmente ogni oggetto, ma anche ogni elemento della memoria culturale, può essere visto e reinterpretato liberamente all'interno di processi ripensamento e ridefinizione dell'identità. Io ritengo che alcuni elementi comprensivi di sacralizzazione delle leggi costituzionali, identificazione di alcuni valori come assoluti, si potrebbe parlare di tante varie componenti di questa sacralizzazione, costituiscano una rete di senso. Quanto questa rete poi possa essere, come dire, coerente e duratura è un altro discorso che va anche ad attraversare la storia. Pensiamo al ricordo delle guerre, al ricordo delle vittime delle guerre, alle modalità attraverso le quali in un paese che ha visto conflitti, in territori che hanno visto conflitti importanti, poi di fatto il ricordo della guerra venga distillato e identificato tramite memoriali a sancire sì da una parte la fine di quella fase, di quel periodo, di quella dimensione conflittuale, dall'altra a costituire un valore civile che è al tempo stesso laico ma diventa, ribadisco, anche sacralizzato e valorizzato in una prospettiva che vuole essere appunto all'interno di una democrazia valore duraturo. Here in the cold dark.